Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano, oggi è il 27 di aprile del 2021 e noi siamo qui per leggere la parola del Signore perché questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Noi durante questa mattina leggeremo gli ultimi capitoli del libro dei Numeri, quindi un altro libro della Bibbia il quale noi arriviamo alla conclusione. Noi leggeremo dal capitolo 34 al capitolo 36 della parola del Signore. Se hai perso qualche puntata non c'è nessun problema, vieni sempre qui nel canale di Nicodemo Fabiano e nella playlist potrai trovare tutte le puntate precedenti partendo da Genesi capitolo 1 e anche magari se vuoi riascoltare la lettura della parola di Dio, perché questo è l'obiettivo di Leggiamo la Bibbia insieme, è semplicemente leggere e ascoltare la parola del Signore. La fede viene dall'udire e l'udire la parola del Signore. Allora, leggiamo Numeri capitolo 34, parola del nostro Signore. Il Signore disse ancora a Mosè, «Da quest'ordine ai figli di Israele e di loro. Quando entrerete nel paese di Canaan, questo sarà il paese che vi toccherà come eredità. Il paese di Canaan di cui ecco sono i confini. La vostra regione meridionale comincerà dal deserto di Sin, vicino a Edom. Così la vostra frontiera meridionale partirà dall'estremità del Mar Salato verso l'Oriente e questa frontiera volgerà al sud della salita di Akrabim. Passerà per Sin e si estenderà a mezzogiorno di Cades Barnea. Poi continuerà verso Casar Adar e passerà per Asmon. Da Asmon la frontiera girerà fino al torrente d'Egitto e finirà al mare. La vostra frontiera a occidente sarà il Mar Grande. Quella sarà la vostra frontiera occidentale. Questa sarà la vostra frontiera settentrionale. Partendo dal Mar Grande, traccerete fino al Monte Or. Dal Monte Or traccerete fino all'entrata di Kamat. E l'estremità della frontiera sarà Sedad. La frontiera continuerà fino a Zifron per finire a Casar Enan. Questa sarà la vostra frontiera settentrionale. Traccerete la vostra frontiera orientale da Casar Enan e Sepham. La frontiera scenderà da Sepham verso Ribla, a oriente di Ain. Poi la frontiera scenderà e si estenderà lungo il mare di Kinneret a oriente. Poi la frontiera scenderà verso il Giordano e finirà al Mar Salato. Tale sarà il vostro paese con le sue frontiere tutto intorno. Mosè trasmise quest'ordine ai figli di Israele e disse loro: «Questo è il paese che vi distribuirete a sorte, il paese che il Signore ha ordinato si dia a 9 tribù e mezzo». Poiché la tribù dei figli di Ruben, secondo le loro famiglie, la tribù dei figli di Gad, secondo le famiglie e la mezza tribù di Manasse, hanno ricevuto la loro porzione. Queste 2 tribù e mezzo hanno ricevuto la loro porzione a est, oltre il Giordano, all'altezza di Gerico verso il Levante. Il Signore disse a Mosè, questi sono i nomi degli uomini che spartiranno il paese tra di voi, il sacerdote Eleazar e Giosuè, figlio di Nun. Prenderete anche un capo di ogni tribù per spartire il paese. Ecco i nomi di questi uomini. Per la tribù di Giuda, Caleb, figlio di Geftune. Per la tribù dei figli di Simeone, Samuele, figlio di Amiud. Per la tribù di Beniamino, Elidad, figlio di Chislon. Per la tribù dei figli di Dan, il capo Buchi, figlio di Loghi. Per i figli di Giuseppe, per la tribù dei figli di Manasse, il capo Caniel, figlio di Ephod. E per la tribù dei figli di Efraim, il capo Chemuel, figlio di Siftan. Per la tribù dei figli di Zabulon, il capo Elisafan, figlio di Parnac. Per la tribù dei figli di Issacar, il capo Paltiel, figlio di Azan. Per la tribù dei figli di Asher, il capo Ayud, figlio di Selomi. E per la tribù dei figli di Neftali, il capo Pedael, figlio di Amiud.
Queste sono le persone alle quali il Signore ordinò di spartire la proprietà del paese di Canaan, figli di Israele. Numeri capitolo 35. Il Signore parlò ancora a Mosè nelle pianure di Moab presso il Giordano, di fronte a Gerico, e disse: «Ordina ai figli di Israele, ai leviti delle città ad abitare, prendendole dalle eredità che sarà loro, darete pure ai leviti la campagna che è intorno a quelle città. Essi avranno le città per abitarvi e la campagna servirà per il loro bestiame, per i loro beni e per tutti i loro animali. La campagna circostante le città che darete ai leviti si estenderà tutto intorno per lo spazio di 1000 cubiti fuori dalle mura delle città. Misurerete dunque fuori dalle città 2000 cubiti dal lato orientale, 2000 cubiti dal lato meridionale, 2000 cubiti dal lato occidentale e 2000 cubiti dal lato settentrionale. La città sarà in mezzo. Tale sarà la campagna di ciascuna delle loro città. Fra le città che darete ai Leviti ci saranno le 6 città di rifugio che voi disegnerete perché vi si rifugi l'omicida, e a queste aggiungerete altre 42 città. Tutte le città che darete ai Leviti saranno dunque 48 con la relativa campagna. Di queste città che darete ai Leviti prendendole dalla proprietà dei figli di Israele, ne prenderete di più di quelle che ne hanno di più e di meno di quelle che ne hanno di meno. Ognuno darà delle sue città ai Leviti in proporzione all'eredità che gli sarà toccata. Poi il Signore disse a Mosè: «Parla ai figli di Israele di loro: quando avrete passato il Giordano e sarete entrati nel paese di Canaan, designerete delle città che siano per voi delle città di rifugio, dove possa mettersi in salvo l'omicida che avrà ucciso qualcuno involontariamente. Queste città vi serviranno di rifugio contro chi vuole vendicare il sangue versato, affinché l'omicida non sia messo a morte prima di essere comparso in giudizio davanti alla comunità. Delle città che darete 6 saranno dunque per voi città di rifugio. Darete 3 città di qua del Giordano e darete 3 nel paese di Canaan. Saranno città di rifugio. Queste 6 città serviranno di rifugio ai figli di Israele, allo straniero e a colui che soggiornerà tra di voi, affinché vi scampi chiunque abbia ucciso qualcuno involontariamente. Ma se uno colpisce un altro con uno strumento di ferro e ne causa la morte, quel tale è un omicida. L'omicida dovrà essere punito con la morte. Se lo colpisce con una pietra che aveva in mano, atta a causare la morte, e il colpito muore, quel tale è un omicida. L'omicida dovrà essere punito con la morte. Se lo colpisce con uno strumento di legno che l'aveva in mano, atto a causare la morte, e il colpito muore, quel tale è un omicida, e l'omicida dovrà essere punito con la morte. Sarà il vendicatore del sangue colui che metterà a morte l'omicida; quando lo incontrerà, lo ucciderà. Se uno dà una spinta a un altro per odio o li getta contro qualcosa con premeditazione in modo che quello muoia, o lo colpisce per inimicizia con la mano in modo che quello muoia, colui che ha colpito dovrà essere punito con la morte. È un omicida. Il vendicatore del sangue ucciderà l'omicida quando lo incontrerà. Ma se gli dà una spinta per caso e non per inimicizia, o gli si getta contro qualcosa senza premeditazione, o se senza vederlo gli fa cadere addosso una pietra che possa causare la morte e quello muore, senza che l'altro gli fosse nemico o gli volesse fare del male, allora ecco le norme secondo le quali la comunità giudicherà tra colui che ha colpito e il vendicatore del sangue. La comunità libererà l'omicida dalle mani del vendicatore del sangue e lo farà tornare alla città di rifugio dove si era messo in salvo. Qui abiterà fino alla morte del sommo sacerdote consacrato con l'olio santo. Ma se l'omicida esce dai confini della città di rifugio dove aveva trovato asilo
E se il vendicatore del sangue trova l'omicida fuori dei confini della sua città di rifugio l'uccide, il vendicatore del sangue non sarà responsabile del sangue versato, poiché l'omicida deve stare nella sua città di rifugio fino alla morte del sommo sacerdote, ma dopo la morte del sommo sacerdote l'omicida potrà tornare nella terra di sua proprietà. Questi vi servono come norme di diritto di generazione in generazione dovunque abiterete. Se uno uccide un altro, l'omicida sarà messo a morte in seguito a disposizione di testimoni. Ma un unico testimone non basterà per far condannare a morte una persona. Non accetterete prezzo di riscatto per la vita di un omicida colpevole di legno degno di morte, perché dovrà essere punito con la morte. Non accetterete prezzo di riscatto che permetta a un omicida di mettersi in salvo nella sua città di rifugio e di ritornare ad abitare nel paese prima della morte del sacerdote. Non contaminerete il paese dove sarete, perché il sangue contamina il paese. Non si potrà fare per il paese alcuna espiazione del sangue che vi sarà stato sparso, se non mediante il sangue di colui che l'avrà sparso. Non contaminerete dunque il paese che andate ad abitare e in quel mezzo al quale io dimorerò, poiché io sono il Signore che dimoro in mezzo ai figli di Israele. Numeri capitolo 36, l'ultimo capitolo di questo libro del Pentateuco della parola del Signore. Numeri 36, parola di Dio. I capi, famiglia dei figli di Galaad, figlio di Machir, figlio di Manasse, della famiglia di Giuseppe, si fecero avanti a parlare in presenza di Mosè e dei capi, i primi delle famiglie degli israeliti, e dissero: il Signore ha ordinato al mio Signore di dare il paese in eredità ai figli di Israele a sorte. Il mio Signore ha pure ricevuto l'ordine dal Signore di dare l'eredità di Selofead, nostro fratello, alle sue figlie. Se queste si sposano con qualcuno dei figli delle altre tribù israelite, la loro eredità sarà detratta dall'eredità dei nostri padri e aggiunta l'eredità della tribù della quale essi saranno entrate. Così sarà detratta dall'eredità che si è toccata in sorte. E quando verrà il giubileo per i figli di Israele, la loro eredità sarà aggiunta a quella tribù nella quale saranno entrate, e l'eredità loro sarà detratta dall'eredità delle tribù dei nostri padri. Mosè trasmise ai figli di Israele queste ordini del Signore e disse: la tribù dei figli di Giuseppe dice bene. Questo è quanto il Signore ha ordinato riguardo alle figli di Selofead. Si sposeranno con chi vorranno, purché si sposino in una famiglia della tribù dei loro padri, cosicché nessuna eredità tra i figli di Israele passerà da una tribù all'altra, poiché ciascuno dei figli di Israele si terrà stretto all'eredità della tribù dei suoi padri. Ogni giovane donna che possiede un'eredità in una delle tribù dei figli di Israele si sposerà con qualcuno di una famiglia della tribù di suo padre, affinché ognuno dei suoi figli di Israele possieda l'eredità dei suoi padri, così che nessuna eredità passerà da una tribù all'altra, ma ognuna delle tribù dei figli di Israele si terrà stretta alla propria eredità. Le figlie di Selofead si conformarono all'ordine che il Signore aveva dato a Mosè. Maala, Tirza, Coglia, Milca e Noa, figlie di Selofead, si sposarono con i figli dei loro zii, si sposarono nelle famiglie dei figli di Manasse, figlio di Giuseppe, e la loro eredità rimase nella tribù della famiglia dei loro padre. Tali sono i comandamenti e le leggi che il Signore diede ai figli di Israele per mezzo di Mosè nelle pianure di Moab, presso il Giordano, di fronte a Gerico. Parola del Signore. Ringraziamo il Signore perché noi già abbiamo letto Genesi, Esodo, Levitico, Numeri. Da domani incominceremo un'altra lettura del libro di Deuteronomio. Quindi non puoi mancare a questa puntata. Io ti aspetto, ti do un forte abbraccio, un santo bacio nell'amore del Signore e che tu possa sempre, comunque e ovunque leggendo la parola di Dio. Perché?
perché questo è leggiamo la Bibbia insieme. Dio ti benedica nel nome di Gesù.